della sua battaglia, perché si parla sempre in termini di guerra, come quando si parla di malattie come il cancro. Dopo un'iniziale vittoria si ritrova a combattere nuovamente con un progredirsi della malattia che la porterà appunto poi alla morte. Eccoci, intanto grazie a Elena e a Carta e Carpone per l'invito e grazie a voi per essere qui a ascoltarmi stasera. Allora, sono in realtà particolarmente contento di poter essere stato invitato da questo festival perché, come dicevi giustamente tu, in molte interviste o dichiarazioni, qualcosa che ho detto, emergeva la cifra autobiografica alla base di questo romanzo, che non è un memoir, ma è appunto un romanzo. E, però dicevo, sono contento perché sono chiamato a rispondere in quanto autore che ha una parte della propria biografia che coincide con la biografia del mio personaggio. Tutto è visto dal punto, cioè dalla specola del figlio, un ragazzo di 26 anni di nome Mattia, e la storia praticamente è l'accerchiamento della famiglia attorno a questa donna che sta morendo e come dire, è la storia di una famiglia che si mette in stand-by per starle accanto. Il titolo riflette le mie intenzioni quando ho deciso di raccontare questa storia. Che cosa è successo? È successo che esattamente come è accaduto al protagonista Mattia, anch'io come lui ho avuto una madre che è stata malata di cancro per un tempo molto lungo, che è 10 anni. E 10 anni di malattia non sono necessariamente 10 anni poi di disperazione, ma sono 10 anni in cui passano dentro anche molte cose belle, passa dentro la vita, passano dentro le speranze, i momenti in cui sembra che nonostante le avversità le cose possano risolversi, e anche i momenti cupi, i momenti neri, c'è anche la disperazione dentro, ma in quei 10 anni io non sapevo che il mio primo libro, che un libro sarebbe stato questa storia qua, lo ignoravo, ma quello che sapevo era che il trovarmi a contatto con una storia che mi riguardava così da vicino e che fosse così invasiva, pervasiva nei confronti della mia quotidianità, cominciasse a lavorarmi dentro. E quindi a un certo punto mi sono accorto in quei 10 anni che, esattamente come per Mattia, vanno dai 17 ai 27 anni della sua vita, cioè dai 43 ai 53 anni della madre, registravo quello che accadeva, annotavo materiale semplicemente vivendo, che è quello che facciamo tutti noi nel momento in cui poi ci ritroviamo a scrivere, stiamo trascrivendo qualcosa che, per quanto sia lontano dal nostro vissuto, ha a che fare inevitabilmente con noi. Mattia fissa il soffitto, ascolta il vento che fischia fuori, conosce quel suono, ha imparato a decifrare il rumore tra le foglie e il ventre vuoto della terra che cerca la madre. Di notte le viscere del mondo si spalancano, rivelando una porzione di terreno grande esattamente quanto il corpo di lei. Ma finché madre e figlio riescono a stare barricati lì dentro, sono al sicuro. Finché quella notte persiste lasciando tutte le cose addormentate, la morte non potrà arrivare a reclamarle. C'è chi ipotizza che il cancro possa essere originato da una cellula rimasta in qualche modo giovane in un organismo adulto, come se la giovinezza tentasse di aggredire dall'interno la vecchiaia. A Mattia piacerebbe poter entrare in quella cellula della madre e abitarci dentro, portare lì tutta quanta la sua memoria, depositarne scatoloni pronti per essere aperti quando si cerca qualcosa da qualche parte nel tempo. Ogni giorno col pensiero Mattia inventa per sua madre nuove vite. Lui che da lei è nato
lui che da lei è stato inventato, la fa costantemente rinascere perché possa continuare a esistere, almeno nell'invenzione, perché sa bene che quando anche il padre non ci sarà più, e quando Mattia stesso non ci sarà più, nessuno potrà ricordare ciò che lei è stata.